termoscan, mascherina obbligatoria e capienza limitata. Queste le misure di sicurezza adottate alla festa dell'Unità Nazionale di Modena al tempo del coronavirus. Persino per l'atteso concerto di Marina Rei, i posti a sedere, inchiodati per terra per garantire la distanza di un metro, sono contingentati. Ma se le misure di sicurezza mettono d'accordo tutti, lo stesso non si può dire per il referendum sul taglio dei parlamentari che divide la base Dem. Io sono predisposto per votare per il sì, perché così togliamo un po' di parlamentari, che gli altri paesi hanno poco parlamentari. Io penso di no. Come mai? Perché vorrei dare voce anche alle minoranze. Calando il numero dei parlamentari, queste persone non avrebbero voce. A tenere banco in casa PD è la mancata alleanza con i 5 Stelle, che rischia di vanificare il risultato delle regionali. Ma anche se dovesse arrivare una sonora sconfitta alla prossima tornata elettorale, i militanti non chiederanno la testa del segretario Zingaretti. Non so se si hanno aperto o chiuso, perché non si capisce mai niente con i 5 Stelle. Con i 5 Stelle sei sempre sulla coda di una lepre. È chiaro che è un po' tardi, perché l'apertura è avvenuta qualche giorno dalla chiusura della presentazione delle liste delle regionali, quindi forse in alcune regioni ci si poteva fare uno sforzo maggiore. Abbiamo però negli anni digerito alleanze decisamente più contro natura di questa, il patto del Nazareno in cima. Non penso che in questo momento sia possibile un'alleanza organica su tutto con un movimento che anche come concezione della politica è ancora radicalmente diverso da un partito normale. Non vorrei le dimissioni di Zingaretti. Noi siamo un partito che ha già cambiato, secondo me, troppi segretari in poco tempo. Tutte le volte che c'è un problema cambiamo il segretario. Zingaretti rappresenta in questo momento il partito e il nostro segretario, anche lui armonizza con la segreteria, con i vari circoli. Il vincere e perdere non è imputabile al segretario.